Torna Notti sotto le stelle, eventi, spettacoli, degustazioni, musica live in Piazza Grande. Tanti gli spettacoli, tra i quali quello di Andrea Scanzi il 14 luglio. Spero sia un bel racconto. Notti delle stelle mi ha chiesto di fare uno spettacolo, un incontro inedito per questa città, per Piazza Grande, per questo evento. Io ho pensato che in 20 anni ho conosciuto qualche bella persona, ho conosciuto qualche bell'artista, qualcuno l'ho conosciuto bene, qualcuno l'ho intervistato e basta. Però il 14 luglio metterò in fila alcuni di questi personaggi. Sono 7 maestri d'Italia più uno, il più uno è perché non è italiano ma è Roger Waters, è uno dei fondatori di Pink Floyd, e poi ci saranno tanti altri, ci sarà Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Don Gallo, Arrigo Sacchi, Marco Simoncelli, Edmondo Berzelli, tante tante belle persone. Torna Notti sotto le stelle, terza edizione, Piazza Grande, centro storico di Arezzo, dal 12 al 14 luglio, eventi, spettacoli, degustazioni e musica in Piazza Grande. Terza edizione con il botto veramente, perché Notti sotto le stelle si amplia, parte con la sua solita cena inaugurale, quest'anno rigorosamente in bianco, con un outfit bianco, ma soprattutto inserisce dei grandi spettacoli all'interno della due giorni. Mestra è una delle più importanti aziende del territorio, in questo caso ha fatto un accordo, una convenzione proprio con Ascom, che prevede appunto la promozione di Estra tra gli associati, ma anche il sostegno della nostra azienda alle importanti iniziative che da sempre mette a segno l'Associazione dei Commercianti. In questa iniziativa in particolare lavora sullo spettacolo, sulla rivitalizzazione della parte alta della città, un ponte ideale con quanto abbiamo già coorganizzato insieme all'amministrazione in Fortezza con la mostra di Ugo Riva. Spettacolo si collega a arte, a cultura, e si contribuisce ad attuare quella politica dell'amministrazione di valorizzare la città alta.